amici di Fano TV, ben trovati. Oggi è domenica 11 settembre e siamo di nuovo al Lido di Fano per la giornata conclusiva di Brodetto Fest. Ci troviamo proprio nella zona del Pala Brodetto per presentare il progetto del Comune di Fano, Fano Gastronomica. E allora andiamo a scoprire di che cosa si tratta. Vogliamo sapere di che cosa si tratta nello specifico questo progetto che comunque dà vita ad un'iniziativa importante per il territorio, per i ristoratori, ma anche per i prodotti tipici in un momento comunque delicato come sono stati questi ultimi due anni. Ma due anni fa ci siamo incontrati con tutta la città, con le associazioni di categoria, le attività economiche per capire a quali caratteri dare valore per raccontare meglio la nostra città, il nostro territorio. L'abbiamo fatto tramite il piano strategico insieme a Joseph Eyark. Ecco, la gastronomia è uno di quei valori che dobbiamo raccontare meglio. Ecco, oggi nasce questo progetto Fano Gastronomica che parte da una rete dei ristoranti del mare e sono quei ristoranti che nel loro menù avranno piatti con pesce pescato locale, quindi pesce dell'Adriatico, o pesce che rispetta le nostre tradizioni. C'è un disciplinare specifico, i ristoranti che vogliono aderire possono semplicemente farlo, ci sarà una commissione che è una commissione di controllo, ma diciamo di accompagnamento del progetto, e l'idea, ecco, è che noi come amministrazione, insieme alle associazioni di categoria che hanno creduto a questo progetto, insieme alla commissione, insieme ai ristoratori, costantemente ci troveremo per capire come far crescere la gastronomia della nostra città, partendo, ecco, da questo concetto. Da una rete, oggi sarà la rete dei ristoranti del mare. Come funziona? È semplice, ci saranno, a parte i ristoranti ad aver aderito, ci saranno una serie di oggetti comunicativi come questa brochure, come una vetrofania, come una giacca da chef che verrà consegnata e come una promozione che faremo a livello nazionale che cercherà di raccontare che chi viene nella città di Fano può assaggiare i sapori del nostro mare. Ecco, e quindi venendo a Fano troverete oggi 10 ristoranti che oggi sono La Lanterna, Il Mare, Il Caffè del Porto, Goodies, La Liscia d'Ori, La Taverna dei Pescatori, La Tressa, La Quinta, Villa Marina e Il Galeone. Li ho voluti citare perché insieme a loro stiamo lavorando a questo progetto, ecco, che hanno deciso di partecipare, di rispettare questo disciplinare, di inserire questi piatti nel menù, e quindi chi viene a Fano sa che andando in questi ristoranti sentirà veramente i nostri sapori. Ecco, poi questo progetto vorrà crescere, quindi sarà un punto di partenza, insieme a loro ragioneremo come farlo crescere e valorizzare anche i prodotti, altri prodotti del nostro territorio, come lo sono il bianchello, come lo sono l'olio DOP cartoceto, come lo sono i prodotti della terra, non soltanto quelli del mare, così da valorizzare la gastronomia a tutto tondo. Quindi una rete di ristoranti che sicuramente si amplierà, e davvero un progetto che accende, insomma, Fano per i fanesi stessi ma anche per la rete turistica. Ma è così, oggi abbiamo bisogno di fare questo un po' in diversi settori. Se abbiamo deciso di dar valore alla marineria, alla nostra storia, alla nostra cultura, alla possibilità di vivere all'aria aperta, alla grande qualità della vita del nostro territorio, bene, ma dobbiamo insieme lavorare in determinati contesti per cercare di valorizzare insieme questi prodotti. Quindi abbiamo bisogno di creare una rete di persone che credono nelle tradizioni marinare, abbiamo bisogno di creare una rete di persone che credono nella gastronomia, una rete di persone che credono nella nostra cultura, e insieme dobbiamo cercare di valorizzare questi prodotti. Poi ovviamente cercare anche di comunicarli al meglio, ecco, solo insieme, partendo dalle istituzioni, passando tramite le associazioni, i soggetti intermedi, fino ad arrivare alle attività economiche e i privati appassionati dei vari settori, solo insieme si può costruire al meglio una città. La giornata conclusiva del Brodetto Fest è anche un'opportunità per presentare, insomma, una delle belle novità di quest'anno.
Beh, intanto diciamo che questa edizione è andata alla grande, tantissima partecipazione, tantissima gente su tutte le iniziative, quindi siamo veramente molto contenti. È la conferma che è un festival che è apprezzato non soltanto dai cittadini, tanta gente che viene apposta per assaggiare il nostro Brodeto, per vivere il nostro festival. L'occasione è ogni anno per presentare anche delle novità che riguardano la città. Come città stiamo investendo su una identità forte che vuole essere sempre più di alto livello, cerchiamo di alzare sempre l'asticella. È riferito all'enogastronomia, alla nostra ristorazione, abbiamo presentato Fano Gastronomica, che significa eccellenza del nostro pesce, filiera corta, miglio zero, quindi valorizzazione dai nostri pescatori ai nostri ristoratori, con dei piatti tipici della nostra tradizione, del nostro territorio, perché noi sappiamo che la gente è sempre più attenta ai valori della enogastronomia, ma è sempre, sempre più esigente, e quindi vogliamo fare le cose in grande, caratterizzarci, diventare sempre più punto di riferimento, ma in modo serio, essendo severi, e le cose che offriamo che siano di prima qualità. Dietro a questo progetto c'è anche una commissione di qualità, perché offriamo prodotti che sono vere e proprie eccellenze. Oltre che eccellenze, devono essere una particolarità, devono essere prodotti pescati nella parte centrale del Mar Adriatico, praticamente tra San Benedetto e Rimini, perché questi sono i pesci che la flotta di Fano pesca e deve portare a terra. Ecco che allora in questo progetto all'inizio ci sono almeno, devono essere indicati tre piatti nel menù che provengono dalla marineria di questa zona, quindi deve essere pesce locale. Poi il secondo step è che questi pesci siano anche cucinati secondo dei piatti tradizionali, quindi diciamo valorizziamo anche la tradizione di Fano. È un progetto che va avanti per fasi, quindi a un certo momento questa è la prima fase, verrà sviluppato, ed è il merito anche del comune di Fano di averlo collegato anche con un altro progetto, la Fano Marinara, che è quello che si sta svolgendo per valorizzare tutte le aree e tutti i tipi di pesca che si svolgono a Fano. E il buon cibo naturalmente deve essere accompagnato anche dal buon bere. Beh, noi siamo a Fano abbiamo il Metauro e noi abbiamo il Bianchello del Metauro, che arriva qua da Fossombrone, tutta la parte destra e sinistra del fiume Metauro. Abbiamo dei vigneti stupendi, meravigliosi, dove il Bianchello del Metauro cresce e crescono anche i produttori, perché sono diventati veramente bravi, stanno facendo un prodotto elegante, un prodotto che può varcare il mercato anche nazionale. Un Bianchello del Metauro che comunque si abbina perfettamente al Brodetto anche di Fano e anche a tutta una gastronomia che è fanese. Questo progetto praticamente prevede, sì, si parte dal Brodetto, ma prevede la Fano gastronomica. Quindi un domani parleremo dell'olio extravergine d'oliva, magari con un coniglio in porchetta, col finocchietto selvatico. Oppure parliamo di una preparazione antica, ad esempio del cavolfiore di Fano con i sardoncini, in brodetto anche questo. Quindi dei prodotti che qui abbiamo, li riscopriamo, li portiamo a far conoscere i turisti e anche chi vuole venire dalla regione a sentire il prodotto che viene certificato a Fano, perché questi produttori, in pratica questi ristoratori e questi produttori ci mettono la faccia e vogliono fare un prodotto e vogliono adoperare un prodotto assolutamente fresco e del territorio. Un'importante opportunità per i ristoratori fanesi questa. Certo, era da tempo che aspettavamo che le amministrazioni fanesi si muovessero per dare una mano alla ristorazione. Questo è il momento giusto, viviamo in un momento non troppo facile,
però questo ci viene in aiuto e ne siamo ben felici, e sono felice soprattutto perché verrà premiata la qualità e tutti gli sforzi che noi stiamo facendo insieme a tutti i colleghi per poter dare il massimo della qualità ai nostri clienti. E allora, come avete visto, è avvenuta la consegna delle giacche e è avvenuta anche al cuoco, nonché titolare del Goodies. Sì, è una manifestazione molto importante, poter scoprire e riscoprire la tradizione della marineria fanese con tutti i suoi piatti, con il nostro pesce che, anche se è difficile da trovare, comunque è un sinonimo di qualità e di piatti che conoscono anche in tutta Italia. E speriamo con questa manifestazione di riuscire anche ad attirare più gente e per farci conoscere ancora di più all'esterno. Ed anche il Caffè del Porto aderisce a questa iniziativa davvero prestigiosa. Sì, siamo molto contenti di partecipare a questa iniziativa, giusto perché anche usare prodotti locali, prodotti freschi è una cosa, hai capito, che ci fa onore e fa onore anche tutto il territorio. Valorizzare sia i pescatori locali che tutti i prodotti. E il tuo locale tra l'altro celebra un'altra delle eccellenze del nostro territorio, ovvero la moretta fanese. Sì, quello è il nostro cavallo di battaglia, che è da 30 anni che ci lavoriamo sopra e è stata sempre una gran soddisfazione. Sicuramente ci ricorderemo grandemente di questa edizione del Brodetto Fest grazie a questo progetto che da qui prende il via e dà vita davvero ad una nuova strada da percorrere tra ristoratori e naturalmente tutti coloro che avranno voglia di assaggiare del buon pesce accompagnato dal buon vino. Da parte nostra è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, arrivederci. Vuoi ritrovare il sapore autentico del pesce appena pescato? Scopri Fano Gastronomica, la rete dei ristoranti del mare di Fano. Assapora i piatti della tradizione a base di pescato a miglio zero. I ristoranti del mare di Fano aderiscono al disciplinare per garantire un'offerta quotidiana di pesce fresco di alta qualità. Scopri i sapori. Vongole alla puretta, bombolini in forchetta, razza con peperoni, spaghetto alle vongole, tagliatella con sugo di sogliola, brodetto, grigliata, frittura di paranza. Scopri la rete dei ristoranti del mare di Fano. Scopri Fano Gastronomica.